I temi del territorio, ora torniamo a parlare dei lavori di restauro durati circa un anno e mezzo della torre del castello di Trezzo sull'Adda. Abbiamo sentito il sindaco e i responsabili dell'opera. Oggi andiamo a sentire la voce della Proloco di Trezzo. Siamo con Claudia della Proloco, qui davanti a una torre appena restaurata, che vuol dire che per voi della Proloco di Trezzo ci sarà molto più lavoro. Decisamente sì, ricominciamo con le nostre visite guidate, la torre sarà parte integrante del giro, quindi se volete venire a trovarci basta guardare il sito www.prolocotrezzo.com oppure telefonarci, comunque trovate tutti i recapiti e siamo qui tutte le domeniche dalle 15 alle 17.30 con un bel percorso partendo dai Longobardi fino alla torre del Castello Visconteo con la nostra fantastica torre da cui c'è un bellissimo panorama. Dunque, torre, sotterranei, un castello, ce n'è davvero per tutti i gusti? Per tutti i gusti, per chi è appassionato di archeologia abbiamo i Celti, per chi è appassionato appunto di Longobardi ci sono importantissimi ritrovamenti di Trezzo e poi veramente anche per chi ama la natura c'è il fiume, c'è la centrale idroelettrica, quindi siamo al pieno, a disposizione di tutti i gusti. È un percorso che anche i bambini possono gradire? Assolutamente sì, abbiamo tantissime famiglie con i bambini perché comunque è un percorso adatto proprio soprattutto anche alle famiglie per passare una domenica tranquilli nel relax della natura e della storia. Questa è la domenica, ma il venerdì, il primo venerdì di ogni mese c'è una cosa particolare. Che cosa? Assolutamente sì, perché come Proloco stiamo diventando sempre più attivi, quindi abbiamo tante manifestazioni diverse. Ogni primo venerdì del mese abbiamo le visite teatralizzate e animate, quindi il castello si anima con tre scene particolari, con tre personaggi che riguardano la storia del castello.